Allora, imbottigliamento è tutto manuale, bottiglia per bottiglia. La grappa è stata filtrata a caduta libera, all'interno si trovano 4 filtri che sono molto molto artigianali e che vengono poi ogni 2 mesi lavati a mano per togliere le impurezze della grappa che ha tralasciato nei filtri durante la distillazione. Si dà una controllata, mettiamo un tappo provvisorio, vediamo anche la risciacquata per i residui del fondo. È un lavoro che ci vuole molta pazienza, non bisogna farlo di corsa, anche per questo che è una piccola produzione. Più o meno il livello noi andiamo a occhio. Utilizziamo la classica macchinetta dove si usa anche imbottigliare il vino per mettere il tappo. Utilizziamo dei tappi duttili che non devono essere, sono tappi che proprio apposta per queste bottiglie. E questi sarebbero i filtri dove la grappa dalla damigiana, come spiegava Fabrizio, viene pompata. Sono dei filtri molto, hanno dei decenni, che poi lei è caduta goccia per goccia, resta filtrata, resta. La bottiglia è pronta per essere vestita, si deve mettere la banderuola che è per la finanza, per l'UTIF, e poi metteremo l'etichetta. Anche questa viene fatta a mano, si mette la colla con il pennello. Si prende un'etichetta qualunque, noi abbiamo 4 tipi di etichette più una storica, tipo questa per rimanere nell'ambito che abbiamo parlato di ignari, questa c'è scritto in sottofondo che poi vi faccio vedere, grappa distillata da ignari. E qui, racchiusa dentro queste bottiglie, c'è il lavoro che avete visto fare questa mattina. E per ogni bottiglia dobbiamo fare questo lavoro, mettere la banderuola e appiccicare l'etichetta. E la bottiglia è pronta. E qui viene scritta la gradazione a mano, perché può cambiare la gradazione. Noi prima di imbottigliare la bottiglia facciamo la gradazione e sulla bottiglia scriviamo la gradazione precisa che c'è nella bottiglia. Quella dell'etichetta di prima era la grappa distillata dei ignari e invece questa è sempre una frase che aveva inventato Romano, che anche noi facciamo bella figura con i clienti quando vengono, quando comprano questa bottiglia diciamo grazie che ci siamo incontrati. E lo diciamo sia per noi che sia l'etichetta parla. È un'altra bottiglia pronta. Quando abbiamo il tempo, adesso raramente perché distillando abbiamo pochissimo tempo, facciamo anche qualche disegnino noi e anche qualche dedica. Abbiamo iniziato per scherzo quando abbiamo iniziato la distillazione e abbiamo fatto l'etichetta perché abbiamo iniziato il 6 dicembre. 6 dicembre
e 2008 speriamo, avevamo scritto sull'etichetta, speriamo perché speravamo che andasse tutto bene e per ora è andato tutto benissimo, non so se è l'etichetta che ci ha portato fortuna o i clienti che hanno continuato a venire e vogliono comprare la grappa, vogliono vedere la distilleria e vogliono vedere dove abitava Romano. Questo è un disegnino da bambino, perché l'unica cosa che so fare io è una margherita che cammina. Forse una margherita ferma, insomma, che cammina è più simpatica. Lui voleva che noi continuassimo la sua azienda, l'importante è che usavamo il nome di suo padre. Lui era quello che voleva. Poi è mancato il giovedì, il lunedì avrebbe fatto le cose per noi, per farci continuare. Lui voleva che noi diventavamo titolari del nostro lavoro, non titolari dell'azienda, però voleva che noi praticamente potessimo continuare la distilleria fino a quando avevamo voglia noi. Però purtroppo lui è mancato, la gente lo sa, però non si può fare niente. Però noi siamo felici lo stesso, perché io non me la sarei mai aspettato personalmente da una persona del suo genere che ci avesse detto una cosa così a noi. Ci ha sempre trattato come dei figli e noi come un padre. Adesso su questa etichetta scriverò grappa che non attira le formiche. Non attira le formiche perché non c'è lo zucchero. Questa cosa era successa, che Romano ci aveva raccontato, che gli aveva regalato una bottiglia di grappa senza togliere niente alle altre distillerie e questa bottiglia di grappa si era rotta. E in combinazione dopo lui è rimasto stupito perché le formiche sono andate a finire su questo asciugando, lei ha lasciato qualche residuo e le formiche sono andate sopra questo residuo di grappa. E poi non capiva il motivo. Dopo un po' di anni ha rotto una bottiglia delle sue. Combinazione allo stesso posto e queste formiche non sono andate sulla sua grappa, allora da lì poi ha dedotto che nella sua grappa non c'era lo zucchero e quindi le formiche non andavano, però lui non ha mai scritto sulle etichette, ce l'aveva detto noi, allora io la prima etichetta che ho fatto ho scritto grappa che non attira le formiche e adesso ne faccio un'altra. Essendo ignari abbiamo anche la, quindi se sbagliamo, se sbaglio a scrivere o qualcosa del genere, essendo ignaro sono perdonato automaticamente, perché non sappiamo. Okay. Noi mettiamo distilleria Levi Serafino di Romano Levi, poi scriviamo prodotta imbottigliata con lambicco a fuoco diretto da Ignari. Firmiamo Ignari e la bottiglia è pronta. Il nonno di Romano Levi ha avuto 11 figli, questi 11 figli la maggior parte sono stati tutti grappaioli, perché lui stesso era un grappaiolo. E tutti i grappaioli partono da questa Val Chiavenna, in provincia di Sondrio, e poi sono così, certo, di diramazione in tutta l'Italia del Nord, sia nel Veneto, in Val d'Aosta, in Piemonte, in Lombardia. Uno di questi, Levi Serafino, papà di Romano Levi e Lidia Levi, si è sposato con una donna Balbo Teresa, piemontese, e sono venuti ad abitare a Neve e qui hanno appunto iniziato a distillare all'inizio del Novecento. Sì, però quando Romano Levi aveva 5 anni muore il papà per un episodio di polmonite. Muore mentre è a trovare
suo fratello che è una distilleria in Val d'Aosta. Romano Levi quindi rimane orfano a 5 anni di papà. Continua l'attività la mamma, anche aiutata dai parenti che appunto dalla Val Chiavenna venivano a aiutarla nella campagna di distillazione che era sempre nei mesi invernali. È un'attività che rende bene, lavorano bene. Il guadagno più grande non era tanto la vendita della grappa quanto piuttosto nei derivati della grappa, nel leftover del leftover, cioè quando si distilla rimane anche lo scarto, da questo scarto viene ricavato l'acido tartarico che veniva utilizzato nell'industria conserviera. Vuole che il 30 aprile 1945, scusate, 30 marzo 45, perché la guerra poi è finita il 25 aprile del 45, bombardamento amico americano, muore la mamma di Romano Levi mentre torna da messa alle 7 alle 8 di mattina. Rimangono orfani, Romano ha 17 anni e la sorella Lidia che ha 3 anni in più. Romano l'avete scoperto così girando un po' in questa casa, era un artista, cioè senza accorgersene. Amava gli uccelli, amava la natura, tant'è che iscritto al ginnasio, frequenta le prime due, tre, frequenta la quarta, la quinta ginnasio, poi guerra, non guerra, deve smettere, va a fare l'esame per i geometri, ma il giorno che va a fare l'esame per i geometri va giù in bicicletta, perché non si andava col treno allora, va giù ad Alba a fare l'esame per i geometri, ma ancora nel 2003, a distanza quindi di svariati anni, non sapeva se aveva superato l'esame o meno, in quanto addirittura andando giù a fare l'esame guardava gli uccellini più che non andare a interessarsi del tutto. Lui si trova a fare il distillatore e questo nome che voi siete ricordi in questa casa, che sono ignaro, perché lui era un ignaro, e l'alambicco che gli ha insegnato a fare la grappa, non è lui che ha imparato sbagliando, come usava dire sempre lui. La stessa cosa continuano a fare i suoi ragazzi, che ormai non sbagliano tanto per il fatto che sono tantissimi anni che lavorano con lui, che hanno lavorato con lui. Romano si è trovato a dover fare questo mestiere, perché sarebbe stato un delinquere non utilizzare questa cosa enorme che aveva lasciato suo padre e la sua famiglia, quindi si è trovato a fare il distillatore. Il lavoro ha scelto lui, non è lui che ha scelto il lavoro. E lui è stato sempre coerente con i suoi principi di questo rispettare la natura, con questo circolo della vita che deve continuare. Pensate che da uno scarto che sono le vinacce di un prodotto di primo ordine che è il vino, eccetera, si ritorna alla natura. Perché? Romano prende queste vinacce, vengono lavorate, vengono distillate, viene fuori un gran distillato, una cosa che può piacere o meno, ma è grappa. Non viene aggiunto di niente, non viene aggiunto caramella, non viene aggiunto niente. È ricercatissima perché da sempre la fa così e tuttora gli operai continuano a farla in questo modo. Gli operai che lo chiamano sempre ignari, perché possono sbagliare, ma l'importante è non fare opposto nella vita, l'importante è non approfittare dello sbaglio. Viene fuori da questo scarto viene fuori la grappa, una cosa miracolosa. Lui usava dire inferno, paradiso stesso tempo, non sai perché una cotta a fuoco diretto può venire il paradiso, puoi fare il minimo sbaglio viene l'inferno, ma miracolosamente mettere la botta lei rimigliora, non si sa perché, perché la vita è tutta fatta in questo modo, è fatta in questo modo che c'è la possibilità di riprendersi sempre, c'è la possibilità di non cadere ma di rialzarsi. Quando la grappa ha finito, cioè quando gli operai tirano fuori questo distillato, lo scarto, ripeto la cosa che ho già anticipato prima, lascia ancora la possibilità di utilizzare dell'acido tartarico, che ormai l'industria chimica non ha neanche più bisogno per l'azienda conservatrice, conserviera, dell'acido tartarico, una volta era importante. La cenere viene sparsa, i contadini vengono a prendere la cenere, che è una cenere particolare, che è una cenere nutriente, che è piena di minerali, di sostanze, che io non saprei proprio raccontare, viene poi cosparsa e rimessa nel terreno in cui vengono poi coltivate le vigne. Quindi il minerale ritorna nella vite, nell'uva, dall'uva al vinacciolo, dal vinacciolo al graspo, alla grappa, e questo ciclo continua.
tutto in modo naturale. Naturale come naturale il modo con cui lui filtra la grappa, perché è per caduta, quindi la produzione della grappa è limitata, non tanto alla produzione della grappa, che si potrebbe distillare tantissimo, ma da questa possono uscire 60-70 bottiglie al giorno, perché il filtro per caduta, che gli operai saranno, racconteranno di me, è un filtro, ripeto, per caduta, senza sostanza, senza niente, quindi per aspettare che queste gocce poco a poco scendano. Poi viene imbottigliata con mettendo prima un tappo provvisorio per non che il moschino vada dentro, il moschino qua, e poi viene messo un tappo definitivo, poi viene incollato con la colla, una colla normale, etichetta e il contraetichetta e eventualmente la fascetta, eccetera eccetera. Queste sono le cose che gli operai continuano a fare tutt'oggi, cercando di conservare questo, quello che Romano ha insegnato loro, ed è una cosa meravigliosa, ecco, questo è quello che ci ha lasciato Romano. Romano, perché ha cominciato a fare questa etichetta famosa, dipingere queste cose? Perché un bel giorno si era trovato senza etichette. Un amico ligure, probabilmente ligure, mi pare di ricordare, gli disse: ma a me non interessa niente, non interessa la tua grappa, scrivi sopra grappa per il tuo amico Franco, per il tuo amico Pinco Pallino, poi io la porto via. A quei tempi le cose burocratiche, le regole burocratiche erano molto meno restrittive. Questa cosa è piaciuta, tant'è che Romano, da quando era morta la mamma, in questa casa viveva anche una signora anziana, quindi dovrei scrivere queste etichette, che sono peraltro famosissime adesso, sono ricercatissime, scritte solo così. Poi Romano ha cominciato a fare questo disegno, questa donna selvatica, che selvatica, non selvaggia, da Silva, da questa donna che lui, quando andava a scuola al mattino, che scavalcava, ma non scavalcava, scavalicava queste colline, raggiungeva la scuola, vedeva questa donna strana in questi ciabot che servivano per riparo durante i temporali, che servivano per una frugale pranzo o cena quando c'era da stare in campagna a lavorare fino a tardi, e questa donna aveva un po' di strega, un po' di fata, un po' di tutto, e come deve essere la donna vera. Poi questa donna all'inizio era molto, molto spartana, un tratto nero con... Poi deve essere vezzeggiata, potete avere l'orecchino, magari la ciliegia come orecchino, magari la bocca col rossetto, magari un po' di ombretto azzurro sulle sopracciglia. Perché è giusto che evolva, una donna selvatica, mica selvaggia, una donna che si è data ai tempi, cerca di migliorarsi. E queste cose le troverete in tutti i libri di Romano che sono stati dedicati a lui.